Ciao a tutti, nuovo tutorial. Stavolta farò un trucco con questa nuova palette della La Vera Natural Cosmetic, che è una marca tedesca di prodotti bio. È una marca nuova che ho visto all'interno del supermercato Esselunga e allora ho voluto provarla. Se mi seguite su Instagram avrete visto la foto con gli swatch di questa palette, e quindi niente, se siete curiosi di sapere cosa ne penso e che trucco ho fatto, guardate il tutorial. Allora, ho già il fondotinta e vado a mettere un po' di correttore giusto nelle e poi vado a fare lo smoky con la matita. Questa è della Rimmel, è proprio per fare lo smoky, è una matita retraibile, quella Exaggerate Smoke and Shine, è molto buona. Vado a metterne un po' sulla palpebra senza andare troppo oltre, cioè vicino alle sopracciglia, perché poi vado a sfumare. C'è anche il temperino proprio vicino allo sfumino, c'è anche il temperino. E vado a sfumare. Vado a sfumare anche sotto, già con lo sfumino un po' sporco di matita, lo porto sotto. Qua. E poi faccio la stessa cosa nell'altro occhio e torno. Allora, poi vado a inumidire il pennello, perché come vi ho detto prima, questa palette secondo me rende bene con il pennello bagnato, se no gli ombretti si vedono veramente poco, cioè sulla mano si vedono anche, ma secondo me sopra la palpebra c'è poco e niente, quindi non. Quindi è un po' strana da aprire, cioè non si apre, bisogna incastrare le unghie, ecco. E vado a prendere il marrone. E lo vado a picchiettare all'estremità. In questo modo. Poi vado a pulire un po' il pennello. Con una salvietta. Poi vado a prendere il rosa pesca. E lo vado a mettere al centro della palpebra.
una bellissima sfumatura di rosa, proprio adatta a questo periodo. Sta molto bene soprattutto alle ragazze con gli occhi scuri, perché sì, con il nero degli occhi si cioè, aumenta ancora di più il contrasto. Cambio pennello, ne vado sempre a usare uno umido. Lo vado a inumidire. E vado a fare il punto luce con l'oro. Lo porto anche un po' qui nell'angolo interno sulla palpebra. Lo vado a prendere un pennello piccolo, inumidisco anche questo leggermente e vado a prendere il color rame. E lo vado a picchiettare delicatamente sotto la rim interna. Lo picchietto un po'. Poi lo sfumo leggermente. Qua. Torno a prendere poi la matita, la vado a mettere nella rim interna. Mascara. Questo è Lash Princess della Maybelline. Poi lucida labbra, una cosa molto semplice. Questo è della Glossip ed è il color baby. Ecco qui, quindi questo è il look finito. A me come palettina piace, secondo me è carina, a parte l'odore che, cioè, essere onesti è un po' strano, però non è, cioè, sa di tipo olio da massaggi, insomma, dipende, è tenue comunque, non è una cosa fortissima che può dar fastidio, poi essendo comunque una cosa che va sugli occhi è poi anche difficile sentirlo addosso, cioè non si sente, non, cioè se fosse su un gloss o su un rossetto, insomma, sentirne il sapore sarebbe, non sarebbe un granché, invece, insomma, essendo una palette non è un problema. E l'unica cosa è sì che rende bene sopra comunque colori scuri, e poi oltretutto il pennello, rendono bene se il pennello è bagnato, perché ho notato che col pennello asciutto secondo me si vedono veramente poco, ed è un peccato perché comunque essendo palette, cioè essendo una palette di ombretti illuminanti, insomma, non si deve vedere solo il brillore, diciamo, la brillantezza dei glitter, ma anche un pochino di colore, secondo me. E in sé come marca mi sembra carina, e adesso è la prima cosa che provo, quindi pian piano poi proverò anche altre cose di questa marca, però
Direi che come prima, come impressione è buona. E inoltre ho notato che durano anche senza primer. Mi è andato giusto un pochino di ombretto in mezzo alle pieghe, ma proprio poco, cioè una cosa che non si notava, proprio giusto se uno vuole essere precisino al 100%, si notava veramente poco. Quindi io direi che vanno benissimo anche senza primer, durano benissimo. Poi ovvio che anche lì dipende da palpebra a palpebra. Io per sicurezza metto sempre comunque il primer. E perché poi essendo anche ombretti, insomma, semi polverosi, non sono polverosissimi, però un pochino con questi glitter potrebbero rischiare comunque di andare nelle pieghe, però sì, se non avete voglia di mettere il primer, non vi preoccupate che rimangono lì. E quindi niente, io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se conoscete anche voi già questa marca. E niente, e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ciao!